Ciao a tutti! Questa volta ho deciso di fare un video informativo perché la domanda più frequente che mi fanno è quali libri di testo uso? Anche perché su Instagram ho postato qualche foto che ho preso dal libro, qualche volta uso vari libri per fare delle lezioni e chiaramente non prendo tutto dal libro, ma mi baso anche sulla mia esperienza personale, ci metto del mio e cerco di rendere le lezioni più comprensibili e semplici. E il libro già dà per scontato che voi conosciate tutti i termini grammaticali bene, e non è sempre così. Tra l'altro, ora in commercio ci sono parecchi libri, in più i libri possono essere acquistati anche tramite internet. Ho deciso di fare questo video per farvi vedere tutto il mio materiale che uso, non solo per russo ma anche qualche altra lingua che ho usato o sto usando ora. Penso che dividerò questo video in più parti perché volevo intanto raccontarvi cosa utilizzo sia per il russo sia per altre lingue, recensirli questi libri per farvi capire sia i pregi che i difetti. In più volevo darvi anche qualche consiglio su come scegliere i libri di testo per imparare non solo il russo ma anche altre lingue. Inizio con i dizionari, poi vi scrivo tutti i libri sotto nell'info box, tutti i nomi, case editrici, e forse vi dirò anche il prezzo, se c'è scritto il prezzo vi dirò anche quello. Potete vedere anche i video che ho fatto su come imparare una lingua, lì proprio uno dei miei consigli che vi ho dato era scegliere un dizionario valido per voi, e inizierò proprio con i dizionari. Questo qui, piccolissimo dizionario verde, è il primo in assoluto dizionario che ho preso in mano quando ho iniziato a studiare italiano. Questa è edizione vecchissima, è tutto distrutto proprio perché l'ho usato tantissimo, è molto piccolo, leggero e tascabile. La casa editrice è A. Vallardi e fa sia italiano-russo che russo-italiano. È molto valido come dizionario tascabile per turisti o quando siete solo all'inizio dello studio di una lingua. Contiene le parole più usate e più comuni, c'è anche un po' di grammatica nel mezzo del libro. Questa qui è l'edizione vecchia, credo ora la copertina sia già stata cambiata, e qui c'è scritto 7,50 euro. Il maggior difetto secondo me è sicuramente che ci sono poche parole, ci sono tante parole che mancano e spesso io non trovavo le parole più tecniche, più specifiche, contengo insomma minimo indispensabile. Questo dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo, è della stessa casa editrice, sicuramente avranno cambiato la copertina perché questo è vecchissimo dizionario, infatti ci sono scritte ancora le lire, 8.000 lire, ora non so quanto possa costare, però non credo che sia tanto. E anche qui c'è un pochino di grammatica, un po' ristretto, ci sono un po' poche parole, insomma, per un dizionario tascabile per turisti va molto bene. Questo qui è un altro dizionario, questo è inglese, sempre della stessa casa editrice A. Vallardi, è sempre tascabile, diciamo un pochino più grande rispetto a questi, che sono più piccole, è un po' più sostanzioso, contiene sicuramente più parole, in più inglese come linguaggio è più ristretto rispetto al russo, quindi qui potete trovare tutto, quasi tutte le parole, tutte le parole che vi servono. Poi ha qualche frase, qualche dialogo, parole suddivise per temi, per esempio giorni, mesi, grammi, soldi, eccetera. Per turisti e per quelli che stanno studiando la lingua inglese, secondo me è fantastico. Infatti qui c'è scritto 100 pagine di conversazione, tavoli, ci sono dei verbi irregolari e 70.000 traduzioni. E costa 7,70 euro, è abbastanza recente, mi ha aiutato anche a me quando studiamo, insomma, a me sembra un buon dizionario, anche abbastanza leggero. Questi sono i miei dizionari, l'ultimo dizionario che vi faccio vedere è il Kovalev, russo-italiano, italiano-russo, è pesantissimo, è enorme, è praticamente così, è fatto in questo modo, questa è la copertina, sicuramente questa è edizione vecchia perché l'ho preso 3-4 anni fa, e quando mi sono trasferita qua, e qui c'è scritto infatti terza edizione, e Kovalev, qui c'è casa editrice De Micheli, è enorme, è pesantissimo, quindi l'ho
topposo, insomma così. Questo costa anche tanto, ora qui non c'è scritto i prezzi, però mi ricordo che costava tantissimo e vi consiglio solo se siete ad un livello avanzato e se vi serve per le cose specifiche, per università, per lavoro, magari per le terminologie scientifiche. Anche io l'ho usato per i miei studi, anche per gli studi medici l'ho usato. Sicuramente se acquistate questo, anche se costa tanto, però andate sul sicuro per università o per altri studi, perché veramente contiene tutto scritto bene con la traslitterazione. Poi c'è scritta la descrizione dettagliata, tutti anche i casi ci sono, contiene tutte le parole, tutte le terminologie, tutte le parole specifiche, scientifiche, e compreso anche tutte le parolacce possibili e immaginabili. Infatti non me l'aspettavo in questo libro molto serio, molto grande, però ci sono. Tutti i libri comunque che vi faccio vedere li ho presi in Italia. Può essere che a quel tempo abbiamo cambiato la copertina, oppure c'è un'edizione nuova, perché i miei libri tutti quanti vi faccio vedere non sono nuovissimi, o altrimenti potete cercarli su internet. Passiamo ai libri di grammatica. Questo libro di grammatica che ce l'ho io, che è della casa editrice Oepli, non so se lo pronunciavo bene, si chiama «Как дела? Corso di lingua russa», è grande. Autori sono Elisa Kadorin e Irina Kukushkina. E mi piace questo libro perché contiene il corso completo di scrittura. Infatti qui c'è scritto «per la preparazione all'esame di certificazione». È più adatto a quelli che hanno da fare un esame di scrittura. Qui più che altro c'è un corso completo, tanti esercizi, poche spiegazioni, secondo me, per un livello medio-alto di conoscenza e per chi sa già scrivere e leggere bene, senza problemi e senza la traslitterazione. Infatti, proprio c'è scritto qui per gli esami di scrittura. In più ci sono 3 CD, infatti questi sono 3 CD e sono utili per anche l'ascolto. Questo libro, ora vi apro per far vedere, è pieno di esercizi di scrittura, di traduzione, di dialoghi. Questo è più per scrittura comunque. Il problema di questo libro è che c'ha poche spiegazioni, qualcosa di grammatica ce l'ha, però è molto ristretto e quindi senza un aiuto, se non sapete proprio niente, senza un aiuto non ce la farete. Questo libro c'è anche prezzo, costa 38 euro, quindi se vi serve un libro valido per imparare a scrivere bene, correttamente, con poca grammatica, questo è un libro per voi. Un altro libro è sempre di grammatica, sempre grande, sempre di casa editrice Oepli, grammatica russa, questa è seconda edizione, c'è scritto, ora possibile ci sia una nuova, c'è scritto morfologia, teoria ed esercizi. E qui un corso completo di grammatica, qui c'è il prezzo, 41,50 euro. Anche qui c'è sia la grammatica che gli esercizi, però problema che quasi non c'è la traslitterazione, quindi dovete saper leggere e scrivere bene anche qui. Anche questo comunque secondo me è per un livello medio-alto di conoscenza di russo. Ci sono tanti vocaboli utili veramente, non ci sono solo le parole semplici, ma ci sono anche i nomi dei luoghi, i nomi delle città, i nomi dei scrittori russi o poeti russi, insomma, tante cose valide e utili secondo me. C'è tantissima grammatica. Perché dico che sia un libro per livello avanzato? Perché grammatica è descritto in modo molto dettagliato e quasi tutto è basato, insomma, sulla grammatica, su morfologia, però qui comunque un aiuto vi serve secondo me, se siete a un livello basso o anche medio, abbastanza difficile da capire perché c'è scritto in italiano poi è tradotto, insomma un libro buono sicuramente per quelli che devono sapere tutta la grammatica in modo perfetto, e questo è un libro perfetto per questo.